cari amici, buona domenica. Ci ritroviamo nel bellissimo santuario di Sant'Anna, nella comunità di Argenio, per continuare a preparare l'ascolto che nella liturgia della parola può portare frutto se noi accogliamo pienamente il Signore, Lui che ci parla. Nel Vangelo che ascolteremo in questa prima domenica del mese di agosto, ci è chiesto di recuperare quello che è lo stile, il senso, il valore dell'amministrare. Nel nostro tempo è più facile agire, operare, sentendoci sempre padroni. Siamo noi a dominare, siamo noi a volere, siamo noi a scegliere, siamo noi a decidere. Entriamo cioè in un clima di totale autarchia che ci fa dimenticare invece la vera realtà della nostra vita. Noi siamo semplicemente amministratori e non siamo padroni di nulla. Ma ascoltiamo la pagina di Vangelo che risuonerà nella nostra vita, nelle nostre orecchie, e che soprattutto possa trovare accoglienza nel nostro cuore. Buon ascolto. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro». Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?» Il Signore rispose: «Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare e a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli, di percosse ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più». Innanzitutto Gesù ci dice una cosa che è decisiva. Al Padre vostro è piaciuto dare a voi il suo regno. Quindi dobbiamo metterci
con spirito di fede, anzi direi avere fede, significa prendere coscienza che quello che ho, prima ancora quello che sono, è un dono di Dio. Ed è chiaro che se prendo coscienza del dono di Dio, mi diventa anche più facile riconoscere che dov'è il mio tesoro, là è anche il mio cuore. Siamo chiamati quindi ad amministrare il regno di Dio. Questo vuol dire che nell'edificare il suo regno il Signore investe su di noi. Uso dei termini che si rifanno al linguaggio economico, ma proprio perché la vita cristiana è una economia. Una economia dove si investe, un'economia dove si porta frutto, un'economia dove si cresce. In questo periodo sentiamo in ambito economico tante considerazioni, a volte anche disastrose, ma quello che conta è che noi sappiamo cogliere l'economia dello Spirito. E Gesù ci dice allora un'altra cosa molto importante, direi sotto certi aspetti decisiva. Siate pronti. L'economia del regno di Dio, essere buoni amministratori del regno di Dio, ci richiede innanzitutto un atteggiamento di vigilanza. Essere pronti con le vesti strette ai fianchi, le lampade accese, ci ha detto il Vangelo che abbiamo ascoltato. Vuol dire pronti per affrontare quello che deve avvenire, pronti per affrontare il buio. Si esce con le lampade accese soltanto nella notte, pronti ad attendere colui che deve venire. E se notate anche la parabola che Gesù racconta nel brano di Vangelo che andremo a ascoltare domani nella liturgia, o per chi mi sente in questo giorno di domenica nella liturgia, è anche indicata una cosa molto importante. La nostra vigilanza, il nostro essere pronti, il nostro essere buoni amministratori si manifesta nel rapporto che costruiamo con gli altri. Con gli altri possiamo costruire un rapporto che ci rende davvero agli occhi di Dio capaci di portare frutto. Oppure, come l'immagine molto plastica della parabola ci fa cogliere, possiamo trovarci nella condizione di chi distrugge tutto. Ebbene, c'è un'ultima considerazione che è più giocata in positivo con l'esplicitazione della parabola che Gesù continua a raccontare. E cioè il fatto che il padrone, tornando, trovi il servo a compiere quello che gli è affidato. Quando noi compiamo quello che ci è affidato, siamo secondo l'economia di Dio. Mi viene in mente un passaggio qui del Principio e Fondamento degli Esercizi Spirituali di Sant'Ignazio, quando egli osserva che tutte le cose sulla faccia della terra sono create per l'uomo perché lo aiutino a raggiungere il fine per cui è creato. Cosa sono tutte le cose? Sono innanzitutto gli altri, sono la realtà creata. Sono le vicende della vita, sono quello che il Signore ci chiama nella sua provvidenza a far fruttificare. Tutte le cose sulla faccia della terra ci sono affidate. Quando però noi ci dimentichiamo di essere amministratori che ricevono fiducia da chi ha affidato le sue cose, i suoi beni più importanti, diventiamo degli arraffoni,
diventiamo dei prepotenti, diventiamo coloro che pensano di poter unicamente dominare sugli altri. E invece qui vogliamo chiedere al Signore che ci dia grazia di essere buoni amministratori delle sue cose. Buona domenica, cari amici, e a presto. Thank you.